Caldo bello intenso, camicia hawaiana, e in queste condizioni a me viene un sacco voglia di preparare le granite. Oggi ne prepariamo non una, non due, ma ben tre con la frutta estiva. Una al melone, una all'ananas e l'altra invece all'anguria. Le preparazioni, ve lo giuro, sono molto semplici, ma semplici, semplici, semplici al quadrato proprio. E sapete cosa che soprattutto vi conquisterà? Il gusto. Si sentirà proprio che sono fatte con la frutta vera, sono super genuine. Altro che quelle granite che comprate che sono fatte con ghiaccio tritato e un po' di sciroppo. E un'altra cosa molto positiva che mi stavo per dimenticare è che non sono troppo dolci. Partiamo con la first. Abbiamo qua il melone, a questo però ci pensiamo dopo. Tra il resto acquistate possibilmente frutta buona, matura, che così potete mettere meno zucchero nella vostra granita. Nel frattempo versiamo dell'acqua in una pentola, zucchero. Mettiamo anche un pizzico di sale per far esaltare i sapori. Lo facciamo sciogliere, quando raggiunge il bollore spegniamo. Io per tutte le granite utilizzo 130 g di zucchero, ma perché? Perché ho a disposizione della frutta buona, matura. La prassi però ne vorrebbe 150, fate un po' voi in base alla maturazione della vostra frutta. Eccolo là. Spegniamo e lasciamo raffreddare completamente. Se volete un consiglio per far raffreddare prima l'acqua, immergetela in questo caso in una fontanella con dell'acqua fredda e vedrete che non servirà tanto tempo. Ha già una bella cera. Puliamo il melone. Il melone in un frullatore, succo di mezzo limone e vai di frullatina. Aggiungiamo lo sciroppo di acqua e zucchero raffreddato. Pensate che abbiamo praticamente già finito. Se avete delle bacinelle più grandi è meglio comunque. Adesso la mettiamo in freezer. Ogni 2-3 ore rompiamo i cristalli di ghiaccio con una forchetta. Ovviamente il risultato finale deve essere abbastanza consistente. Ci vorrà un po' di tempo, tipo 6-7 ore almeno. Ok. Facciamo quella all'ananas. Quindi anche in questo caso via di acqua. Pizzico di sale. Appena l'acqua bolle si spegne. Perfetto, mettiamo a raffreddare. Immergiamolo nella fontana così in un battibaleno è a posto. Anche qua guardate, un bel ananas maturo possibilmente. Vedete com'è bello giallo qua all'esterno. In questo caso per un chilo di granita utilizziamo circa 700 g di ananas, poi vi spiego perché. Succo di limone e facciamo partire anche qua. Abbiamo ottenuto una bella purea, adesso aggiungiamo tutto il nostro sciroppo e proseguiamo ancora il mixaggio per un altro minuto buono. Perché quindi ho utilizzato 700 g di ananas? Perché adesso noi andremo a filtrare il nostro succo affinché la nostra granita non abbia all'interno delle fibre troppo dure e resistenti. Io utilizzo il passaverdure per avere un buon risultato ma non troppo fine. Il colino non è proprio molto indicato perché filtra fin troppo, altrimenti se non avete il passaverdure fate una cosa, pulite un pochettino meglio l'ananas, avete visto io non è che l'abbia pulita benissimo, voi la pulite un pochino meglio, ok? Magari se vi dà fastidio, avete paura che vi dia fastidio, togliete anche la parte centrale, no? Questa qua, adesso vi faccio vedere, questo qua. Ok, poi se non vi dà fastidio in realtà potete anche lasciarla tranquillamente la fibra e non c'è problema. Ecco, questa qua è la fibra più dura e resistente. Questa spuma mi raccomando non scartatela perché darà aria alla granita, sarà un pochino montata, ecco. E anche stavolta mettiamola in freezer, poi ogni 2-3 ore con una forchetta rompiamo i cristalli e quando sarà bella consistente sarà pronta. Siamo arrivati all'ultima langaria. Oh mio Dio, mi cade il cranio. Vai di acqua. In questo caso invece che mezzo litro ne abbiamo solo 250 ml perché l'anguria è più ricca di acqua e quindi utilizzeremo più frutta e meno acqua. Zucchero. Pizzichino di sale. Ormai lo sapete a memoria, appena l'acqua bolle si spegne. Facciamo raffreddare.
immergiamo nella... buonanotte, ho fatto dei danni. Immergiamo nel lavandino. Ecco qua, guardate com'è bella rossa. Ho tolto qualche seme, siccome poi ho il passaverdure posso filtrare, no, il liquido dopo averlo frullato. Se invece non l'avete, fate un lavoro certosino, cercate di togliere il maggior numero di semi possibile, oppure potreste anche acquistare l'anguria senza semi. Chiudiamo come sempre e si va via. Aggiungiamo lo sciroppo e a ridaglie. In questo caso, siccome il composto comunque è abbastanza liquido, potreste anche lasciarli semi e usare un passino. Vedete che di fibra tanto non ce n'è. Dai, fate così, usate al massimo un colino e i semi non serve che li togliete dal frutto. E anche qui solita con una forchetta, rompete i cristalli di ghiaccio ogni 2-3 ore, perché adesso lo mettiamo in freezer e dovete attendere che la consistenza risulti abbastanza soda, da granita proprio. Sono passate circa 2 ore, comincio a dare una leggera battuta. Pronta. Non manca molto, ci siamo quasi anche qua. Come vedete, con la forchetta viene bella sgranata. Eccoci qua che siamo pronti. Invece che il vassoio uso una teglia. Partiamo con quella al melone. Nel frattempo fuori piove, sono sotto la tettoia. Direi che è proprio un'ottima serata per una granita, perfetto. Dopo aver fatto le foto, ecco qua la presentazione. Quindi melone, ananas e anguria. Mi sa che questa qua è la mia preferita, ma tutte sono stupende. Oltre a essere perfettamente bilanciate in zuccheri, sono frutti. Io ovviamente concludo questo video invitandovi a farle, perché sono una roba eccezionale. Ci vediamo su Instagram per altre avventure, le stories. Ci sto prendendo gusto nel finire il video qua in mezzo alla strada, ma perché una certa non si vede più un tubazzo e quindi mi devo mettere qui. Altri due video qua, iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E andando qua sotto c'è il collegamento con il blog e vedere la ricetta scritta di queste tre meraviglie ghiacciate. Ci vediamo prestissimo, io continuo a pappare. So fresh. Belle fresche.